Bentornati dopo la settimana scorsa in cui abbiamo visto le top me, ve le lascio qua, le top me, cioè i 25 film così del 2014, e oggi parliamo dei film più brutti del 2014, 25 film più brutti del 2014. Come li seleziono? Li seleziono semplicemente decidendo in base a due criteri, ovvero io li devo avere visti, giustamente, e devono essere usciti in sala italiana prima visione nel 2014, nell'anno 2015, quindi da gennaio a dicembre 2014. Quindi i film che vedrete qui sono selezioni di film che ho visto, perché è ovvio, no, che film come Tutto molto bello o qualche altro film dichiaratamente brutto è magari più brutto di certe pellicole che troverete in questa lista, però se io non le ho viste, se io ho scelto di non vederle, non le metto in top o in questo caso in flop. Quindi io vi auguro buona visione. Come dicevo nel video della top me, non vi dirò non arrabbiatevi, perché tanto le top sono qui apposta per litigare. Quindi buona visione, ci vediamo alla fine di questo video. I nani stanno per essere sopraffatti. Thorin deve essere avvertito. Bilbo e Thorin sono i protagonisti indiscussi di questa nuova trilogia, circondati da macchiette poco caratterizzate di nani, elfi e villa indimenticabili. Tra ammiccamenti alla trilogia, un drago sprecatissimo e un finale che grida vendetta per quanto sia vuoto e privo di emozioni, la CGI eccessiva e sostitutiva di quei nostalgici orchi fatti di gomma è il problema minore di questo capitolo conclusivo. E i personaggi non hanno nemmeno metà del carisma di un Gimli qualsiasi. Film che hanno demolito quasi tutti senza colpo ferire. Questo ennesimo disaster movie non è niente di più che il classico filmetto americano fatto per un pubblico che ama il genere e realizzato unendo un po' di personaggi presenti in alcune serie TV e un regista esordiente. Senza infamia né lode, il film si avvale di una buona prima parte e di una seconda un pochino più canonica, cacciarona e americana nel senso più disastroso del termine. Ma non è di certo il peggio mai visto. La mia dermatologa mi ha detto di voler fare un menage a trois e mi ha anche chiesto se conoscevo qualcuno. Stavo pensando a te. John Turturro chiama Woody Allen a fargli da erotico maestro di vita ed introdurlo nel remunerativo mondo dei gigolò, dove incontra donne diverse ogni giorno che lo pagano per avere piacevole compagnia e piacevole sesso. Turturro però non si scompone troppo, cerca di imitare la comicità alleniana ma senza graffiare a fondo e senza essere troppo dissacrante. Il risultato? Un film sterile del quale si salva solo l'erotismo femminile e la presenza sporadica del regista di Manhattan. La verità è che non puoi competere con una donna più giovane, questa è una delle grandi ingiustizie della vita. L'idea teatrale del film non è per nulla male e il cast sarebbe anche ben guarnito se solo il regista non facesse in modo che la presenza scenica di Meryl Streep sia deleteria per tutti, compreso per il risultato finale, che trasforma il film in nient'altro che poco meno di 2 ore di urla e strilli e lamentele da parte dell'attrice protagonista, la quale non fa nient'altro che la macchietta di se stessa. Peccato, perché se spinto verso gli orizzonti giusti avrebbe potuto offrire davvero tanto. È una metafora, vedi? Metti la cosa che uccide proprio in mezzo ai denti, ma non le dai mai il potere di ucciderti. Lei ha il cancro, e anche lui. Si innamorano in un gruppo di sostegno parlando di metafore, morte, fine del mondo e tutte quelle cose che piacciono agli adolescenti fin dalla notte dei tempi. Vivono l'attimo tra una frase retorica e l'altra, tra l'America e Amsterdam, finché le cose non si complicano. Un film che attraverso il buonismo più marcato racconta le difficoltà di una vita segnata dalla malattia e dalla perdita dei nostri cari. Lo fa meglio di Moccia, ma non ci si discosta poi più di tanto. La vita è stare in un letto con te. Tutto il resto è soltanto attesa. Il procuratore di Ridley Scott è, nell'edizione italiana, un avvocato interpretato da Michael Fassbender, il quale vuole entrare nel giro di affari loschi, ammonito però da Cameron Diaz, Benicio del Toro e anche da Brad Pitt. Non sa quale sarà il suo destino, facendo determinate scelte, nonostante venga avvisato più e più volte da quelli che in quel mondo ci vivono. La retorica raccontata da Malavitosi è decisamente troppo, e non basta la Diaz che fa sesso con una Ferrari per alzare il film. Dio, è così chiaro per me, è chiaro per me, ma non è chiaro per te. Lui si serve di te, Edith, per proteggere se stesso, per proteggere suo figlio e sua moglie a Long Island. L'apparenza inganna, dichiara il sottotitolo italiano. Mai frase fu più adeguata per l'infinito, noioso e pedante film di David O. Russell, uno dei più sopravvalutati autori americani nel vero senso della parola.
Non basta cast impeccabile, trucco fenomenale e costumi mozzafiato per rendere il film godibile. Ci vuole ritmo e scrittura che Russell non dosa come dovrebbe. Ci si stanca quasi subito di vedere il grasso Christian Bale gridare contro la sempre brava Jennifer Lawrence. Buongiorno, Jonas. Buongiorno. Tra bianco e nero e colori, Jonas scoprirà, grazie al drugo donatore, un mondo di cui fino a qualche giorno prima non conosceva nemmeno l'esistenza. Quello delle emozioni, della vita, della morte, delle guerre e dell'amore. Amore, amore, amore. Per tre volte il drugo ripete questa frase all'interno del film, mentre un'inespressiva Meryl Streep fa la cattiva. Un film che parla di sentimenti, ma che non ne mette in scena nemmeno uno. E Barbetta chi è? No, io sono Samuel L. Jackson, sai, in Jackie Brown. Fica! 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 Quello era Al Pacino! Ma quello non ha... Ma... Seth Rogen e Zac Efron sono vicini di casa, il primo è padre di una neonata, il secondo capo di una confraternita del college. La strana coppia, uno degli stereotipi più utilizzati nel cinema, torna a far danni al vicinato in un film che non ha l'intenzione di rimanere nel cuore e nella testa degli spettatori. Tra disgusto, volgarità, giochi di parole e citazioni, il film imbastisce tanti livelli di comicità, facendo ridere tutti un po', ma mai qualcuno dall'inizio alla fine. Al suono della sirena, ogni crimine, incluso l'omicidio, sarà legale per le successive 12 ore. Tutti i servizi d'emergenza saranno sospesi. Il governo vi ringrazia per la vostra partecipazione. Stessa spiaggia, stesso mare per questo sequel dell'omonimo primo capitolo, che varia nel titolo solo grazie a quell'anarchia che anticipa la fantasiosa traduzione italiana di The Purge. Numero 2 per un film elogiato da tutti ma che io non ho sopportato. Ottima idea di base che fa accadere cose, ma queste cose che accadono non incuriosiscono, non danno niente di nuovo e non colpiscono se non negativamente a causa di una regia inesperta. Qualche miglioria c'è, ma ancora è poco. Saltate giù, in silenzio. Le tartarughe più famose del mondo tornano ancora una volta al cinema, sempre ironiche, sempre divertenti, curate da una mano registica che non ce ne può fregare di meno. L'ennesima trasposizione delle TMNT è prodotta da Michael Bay e si vede Shredder high tech, Donatello high tech, tartarughe a metà tra l'alieno e l'esperimento genetico. Ma Michael Bay è il problema minore di questo film, che in sostanza, finita la visione, ci fa gridare un sonoro e liberatorio e sti cazzi! Raddoppia la dose, il successo si avvicina. Non sarebbe nemmeno un brutto film questo horror in POV incentrato sull'ennesima ragazza posseduta dal demonio che mette in pericolo se stessa e chi le sta intorno. L'idea dell'esperimento psicoterapeutico è intrigante, peccato che il tutto scivoli nell'ignoranza del professore e in quella del regista, che sorvola sulle cose interessanti per offrire i classici giochi di luci e ombre e l'ennesima trita storia d'amore impossibile. Finale potenzialmente col botto, sfruttato malissimo. La fatina non esiste, coglione! Ora pulisci quella merda di cavallo! Potevano essere 2, 3, anche 4 milioni, il discorso sarebbe stato lo stesso. Non fa ridere. Davvero imbastire gag a caso dovrebbe rendere interessante la visione di una farsa ambientata nel vecchio West e gestita come fosse l'ennesima commedia americana. C'è Liam Neeson nel cast, che fa il cattivo, che ammazza le persone, ma compare per non più di 10 minuti dalla pellicola. Questo dovrebbe bastare a farvi decidere di starne alla larga. L'abbiamo finito. Il tuo primo libro. Perché le storie di ragazzine e ragazzini durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale continuano ad attirare pubblico. Sarà la sindrome post Anna Frank o fare in modo che in questi film abbiano ancora risalto e riscontro a discapito di altre pellicole magari migliori. Il fatto è che si può anche sorvolare sulla malinconica e dolorosa storia strappalacrime dell'adolescenza rubata per via della guerra, ma quando a raccontarla è la morte stessa non ci sono scuse. Il film fa schifo. Mi avete visto per quello che sono. Ma che bello! Anche la Francia segue l'onda commerciale delle fiabe classiche riproposte in live action, dando al mondo la sua nuova versione della Bella e la Bestia. Lei è bella, vero, ma lui non è una bestia, è più un gattino spelacchiato che non ha nessun motivo per essere odiato, se non per il pessimo carattere sbocciato per via della solitudine. Christoph Gans non ci prova nemmeno a riscattare il buon nome della fiaba e imbastisce una trama vergognosamente superficiale e vuota. Tipo Jodie Foster. Sì, ma può essere anche un nome da uomo, tipo Joe DiMaggio. Lesbiche, muti, tradimenti, divorzi, lutti e tanto altro ancora nello studio del dottor Marco Giallini, psicologo ma anche padre di 3 figlie che non sono altro che le portatrici ufficiali dello stereotipo femminile in Italia. Il film fa anche sorridere, per carità, ma sentir dire ad una lesbica confusa che non vede l'ora di stirare le camicie del marito è qualcosa che, se da un lato poteva essere audace, dall'altro il finale a tarallucci e vino nasconde male quel velo di ipocrisia che per me è il tutto.
Ho ucciso io sua moglie, ma avrei ucciso anche lui. Il mostro di Frankenstein ai giorni nostri è costretto a combattere a fianco di angelici gargoyle contro un nugolo di demoni che vogliono il suo corpo per poter avere libero accesso al mondo degli umani. Gli effetti speciali fanno gridare vendetta perfino alla peggior serie televisiva dark dei primi anni 90 e la trama è dilatata fino allo sfinimento. Peccato, perché se preso con la giusta ironia sarebbe potuto uscire fuori un film a metà tra il comico e l'avventura, magari decente. Quindi immaginate un'entità del genere con un'intera gamma di emozioni umane, inclusa la coscienza di sé. Johnny Depp diventa un cervello virtuale per poter aver salva la vita e grazie ai suoi nuovi poteri riesce, per semplificare, a creare cose dal nulla. Peccato che perda tempo a costruire eserciti di sottoposti in wifi piuttosto che cercare di piantare del grano per risolvere il problema della fame del mondo o di costruire barriere anti-tsunami o che so io. Il tutto si riduce in un filmucolo senza anima, con un cast sprecatissimo e un finale che viene raccontato nei primi 2 minuti di film. Svelate la vostra invidia e il vostro odio e io vi donerò tutto ciò che desiderate. A dirla tutta nemmeno me la ricordo la trama, ricordo solo che c'era un miscuglio di culture tale da far rabbrividire, come faceva rabbrividire la CGI, la recitazione e soprattutto i dialoghi. Se cercate il film più inutile dell'anno probabilmente lo troverete in questo, dato che molti degli altri film citati nella lista facevano almeno ridere nella loro bruttezza. Questo no, niente, nemmeno la voglia di arrivare alla fine per vedere quanta energia abbiano impiegato per imbruttirlo. Vabbè. Donami la forza! Se il film di Ratner perlomeno poteva avvalersi di una regia valida, pulita e indolore, di un ritmo ben equilibrato e di una goliardia di gruppo ottima, questo non può contare su nessuno di questi elementi. Si prende troppo sul serio, questo Ercole, senza però che la regia sostenga questa serietà, giocando con troppi scavalcamenti di campo e dando enfasi rallentata a momenti davvero vuoti. Se vi chiedete perché sia in flop, l'espressione di Kellan Lutz darà sufficiente credito alla scelta. Senatore, ti prego. Questo schiavo mi ha salvato la vita, non merita di morire. L'epica cavalcata per la salvezza di 2 innamorati destinati a rimanere per sempre, polvere e pietra, spoiler offerto dai titoli di testa del film. A Pompei il vulcano sta per eruttare e la gente sembra più interessata a scannarsi l'uno con l'altro piuttosto che tentare di salvarsi la vita. Nessuno pensa alla propria incolumità, mentre la telecamera traballa per dare il senso di terremoto. Noi, intanto, scopriamo che non è vero che Jon Snow non sa nulla, perlomeno sa sussurrare ai cavalli. E chi è l'architetto di questa folle strategia? Un soldato ateniese di poca fama. I suoi uomini lo chiamano Temistocle. Un film che comincia con il dio Atlante che sostiene il logo della Warner a destra e a sinistra è già di per sé un obbrobrio dichiarato. Se poi ci mettete che le prime inquadrature mostrano una computer grafica terrificante e pacchiana, l'unica consolazione che rimane è quella di sperare nelle tette di Eva Green, che arrivano troppo tardi per fare effetto sullo spettatore e che si vedono poco rispetto ai numerosi problemi del film. È il secondo film che prova a salvarsi con le sue tette, quest'anno. Uno sì, due no. Ti stanno aspettando. Aspettano da tempo. Non so voi, ma se io fossi in luna di miele con la mia neo moglie mi rifiuterei categoricamente di affidare il mio tragitto ad un tassista sconosciuto che ci trascina in un anfratto logoro, lugubre e lercio per poi ubriacarci fino a farci svenire. O almeno, appena torno da casa guarderei le registrazioni della sera prima per tentare di capire che cosa è successo. Invece no, qui aspettano 9 mesi per scoprire che la moglie è incinta del diavolo. Il resto è peggio di ciò che vi ho appena descritto. Non voglio più che mi sparino. Non ti spareranno. Ehi ragazzi, questo è il mio amico Max. Ti ho parlato di Max. Uno dei film più inutili dell'anno. Davvero non capisco la gente che elogia un uso così vergognoso del trauma della perdita di un parente. E qui di parenti ne muoiono 3. Di zio Ben non ci ricordiamo ormai più. Gwen sembra essere totalmente disinteressata alla morte del padre e Spider-Man si limita a chiudere in una scatola i ricordi della sua bella defunta. Non è al primo posto tra i più brutti dell'anno, semplicemente perché è talmente brutto da non meritarsi nemmeno il primo posto tra i più brutti. Accidenti, sembrano finte. Sì. Guarda! È ovvio e naturale, non ci sarebbe nemmeno bisogno di spiegarlo, che questa è una provocazione bella e buona. Ma seriamente, questo film mi ha annoiato in maniera spropositata. Di film elogiati da tutti che a me non piacciono ne ho gli scaffali pieni, ma come questo non ne avevo mai visti. Ho chiesto a tanti di spiegarmi perché questo film sia bello e nessuno è riuscito a darmi una risposta adeguata. Spero che questa mia scelta riesca a far parlare gli estimatori qua sotto in modo da capire meglio tutto quanto.
E siamo tornati qua, spero che vi siate divertiti, spero che... Questa forse è la top più divertente, fare la flop, perché no, ci fai due battute sui film brutti, eccetera, eccetera. Io, ovviamente, sulla prima posizione, sì, è una provocazione, l'ho già detto, ma non mi ripeto. Lascio la discussione qua sotto, apertissima. Non offendete, perché se offendete poi io di specchio lo rifarò. Forse, volendo, se vorrò, se avrò voglia di offendere, ma se no io vi saluto con la manina, ciao ciao. Ci vediamo la prossima settimana, mercoledì prossimo, con la top, ovvero quella che aspettate di più, i 25 film che quest'anno ho visto più belli, basta. Ci vediamo la prossima settimana, ciao.